E ben ritrovati di nuovo su Review You. Vado a recensire per voi questo hard disk, la nota marca, come vedete qui, sovraimpressione, My Passport 2 TB. Vi dico già che su Amazon arriva anche sui 60 euro come prezzo, basta ovviamente trovare il momento giusto per acquistarlo. Vi lascio il link in descrizione di questo modello perché ne esistono davvero tanti. Perché sono andato a prendere questo hard disk? Perché è compatto, è una marca affidabile, l'ho già avuto in passato e ovviamente potete scegliere anche la capacità. Qua abbiamo 2 terabyte, ma c'è anche di 1 terabyte, 4 terabyte in questo momento è finito, ma c'è anche il 5 terabyte. Andiamo a spacchettarlo, direi, e vi dico anche che le colorazioni variano perché c'è black, argento grigio, blu, rosso e dovrebbero essere tutti al momento. Comunque date un occhio e potete vedere da voi i colori. Qua ci sono le caratteristiche, il contenuto, USB 3.0 va bene per Windows e anche per Mac. Ovviamente per Mac dovete poi andarlo a formattare. Come sapete, andate su Utility e andate un attimo a scegliere. Se lo usate solo per il Mac, vi basta APFS o se no EXFAT. Vi dico proprio come si pronunciano le letterine. C'è il libretto che vi indica un po' varie caratteristiche, eccetera. Avete anche la garanzia se vi registrate sul sito, quindi andate a farlo. Andiamo ad aprirlo, è ben sigillato, quindi anche in caso di spedizione non c'è rischio. Davvero compatto, cioè questa è la mia mano, abbiamo delle dimensioni davvero compatte, lascio a voi leggere, siamo sui 10 e mezzo, qua quasi 8 e lo spessore è davvero minimo, arriva a 1 cm, diciamo. Peso leggerissimo e mi piacciono davvero queste, diciamo, scanalature. Molto belle anche al tatto. Il materiale è bello. Come vedete, questo è il retro. E abbiamo poi il cavetto. Ovviamente io lo sono già andato a registrare il prodotto, dovete inserire il numero seriale, la ricevuta d'acquisto. Cavetto non troppo lungo, devo dire, però vabbè. Si va ad attaccare qua. E poi lo attaccate semplicemente al vostro PC. Ve lo faccio sentire giusto per curiosità in termini di rumore. Magari vi avvicino un po' al telefono per farvi sentire proprio. È davvero poco rumoroso, impercettibile. Come vedete non si sente, cioè ovviamente l'invito è quello di non muoverlo come sto facendo io durante l'utilizzo. E ecco, questo è quanto. Vi lascio il link in descrizione del prodotto se volete acquistarlo. Come sempre, lasciate un like e se avete domande non esitate a pormele. Alla prossima review!